Cari amici, bentrovati con un pizzico di ritardo. Iniziamo anche questa terza diretta web promossa dal gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Il tema di oggi è quello dei costi della politica, scelto in tempi non sospetti, anche se è difficile dirlo perché sono tempi sospetti ormai da qualche mese a questa parte, ma cade esattamente il giorno dopo una vicenda che in aula, secondo quanto scrivono oggi i giornali, ha creato più di qualche mal di pancia relativamente ai costi della politica. Con me quest'oggi, per iniziare, Franco Mirabelli, che è consigliere regionale e mio collega nel gruppo del PD. Franco, allora, io comincio già a vedere un po' di mail che dicono: beh, complimenti, avete perso un'altra occasione per ridurre i costi della politica. Io, francamente, però, qualche precisazione la farei. Ma in realtà, piuttosto che cercare di fare propaganda e demagogia cavalcando una questione che giustamente vede i cittadini molto sensibili, perché in una fase di crisi il tema dei costi della politica è un tema serio, bisogna ridurli, bisogna ridurre i privilegi, tanto più oggi che c'è un clima di restringimento complessivo dei costi da parte delle famiglie, quindi c'è bisogno di dare anche l'esempio. E poi c'è comunque in generale bisogno di riportare i costi della politica, delle istituzioni, i privilegi dei consiglieri regionali, dei parlamentari, toglierli, rientrare in quelle che sono le medie europee, come stiamo dicendo, in tutte le proposte parlamentari che abbiamo fatto. Noi però abbiamo fatto una scelta diversa, siamo stati la prima forza politica a proporre un disegno di legge organico di riduzione dei costi del Consiglio, a partire dalle indennità dei consiglieri, a partire dall'abolizione del vitalizio e a partire dalla riduzione dell'indennità di fine rapporto, riportandola ai livelli delle liquidazioni che prendono tutti i lavoratori. E in quest'ambito siamo pronti a fare qualunque discussione. Abbiamo fatto anche altre proposte, l'abolizione dei sottosegretari. Abbiamo lavorato in questi anni per ridurre in maniera significativa i costi del Consiglio regionale, che mi pare si siano ridotti dall'inizio della scorsa legislatura a oggi di quasi il 25%. Ieri c'è stato il solito tentativo di cavalcare questa questione. Io mi aspetto dalle forze che hanno, in particolare l'Italia dei Valori, la stessa sollecitudine che non stanno dimostrando oggi però in commissione ristretta nel fare in modo che al più presto si arrivi in Consiglio con un progetto di legge che riduce l'indennità, che toglie il vitalizio, che riduce l'indennità di fine rapporto, perché questo comporterebbe da solo un risparmio di 5 milioni all'anno per la collettività. Poi, dentro questa discussione, affrontare anche la discussione sulle auto blu per la giunta, cosa che ieri non avremmo comunque potuto discutere, o su come si devono spostare o non spostare i membri dell'ufficio di presidenza. Penso anch'io che si debba trovare una soluzione diversa da quella odierna che garantisce a chi non usa, chi rinuncia all'auto cosiddetta blu, che in realtà però sia un'immagine. Un indennizzo troppo grande, sicuramente, però io credo che si debba fare questa discussione complessivamente. Sì, tra l'altro varie mail, ad esempio Ortensia scrive: il Consiglio regionale boccia la riduzione del parco macchine, più 1,2 milioni di spese, nodi di VSL, il PD si astiene. In realtà bisogna precisare che, primo, la cifra di 1,2 milioni non è relativa alle auto blu, ci mancherebbe anche altro, ma è l'assestamento globale del bilancio di funzionamento di un Consiglio regionale che l'anno scorso aveva restituito un bel po' più di quattrini alla Giunta, perché dipende dalla Giunta per il funzionamento. Secondo,
secondo, la delibera incriminata che Italia dei Valori avrebbe voluto revocare, alla fine, per paradosso, rappresentava un risparmio rispetto alla situazione precedente, un risparmio magari non decisivo, non perché si può fare sempre meglio, però il paradosso è che i giornali stanno raccontando della bocciatura di una mozione che, se approvata, avrebbe riportato la situazione a quello che era prima, cioè a far spendere di più il Consiglio. La sensazione, Franco, che su queste vicende dei costi della politica si faccia un gran cancan sui giornali, con il risultato che poi si fa di tutte le erbe un fascio e sotto sotto non cambi poi nulla, perché anche i piccoli passi positivi vengono inseriti all'interno di quella che è una globale forma di condanna indiscriminata dei costi della politica. No, la condanna dei costi della politica può essere anche giusta, senza distinzioni non è giusta. Dopodiché hai ragione, c'è un problema di informazione. Non mi risulta che nessuno abbia raccontato che il Consiglio regionale, la presidenza del Consiglio regionale, ha tolto le auto blu che fino a qualche mese fa avevano tutti i membri della presidenza, cioè i cinque membri della presidenza del Consiglio regionale avevano un'auto blu, adesso quello non ce l'hanno più e hanno chi fa usa la propria macchina ha in cambio, per potersi muovere, ha avuto un indennizzo. È sbagliato, può essere che sia sbagliato, ma sicuramente è frutto di una scelta che ha ridotto di molto il costo. Comunque io insisto, dicevi una cosa sulla mozione, io la condivido, la mozione avrebbe, però le mozioni sono mozioni. Noi dobbiamo agire con i disegni di legge e le proposte di legge. Cioè, il PD è l'unica forza che sta concretamente mettendo in campo proposte e le sta portando in discussione. Gli emendamenti, gli ordini del giorno, le mozioni in cui si spara, si gioca chi la spara più grossa, non comportano nessun risparmio economico, semmai fanno perdere un po' di tempo in Consiglio regionale che magari sarebbe meglio occupare per affrontare cose più serie, però non comportano un risparmio dei costi della politica. I progetti di legge sì, io insisto, le forze che oggi criticano questa questione, benissimo, che dicono e vogliono essere in prima fila sul tema della riduzione della politica, già da domani in comitato ristretto dicano che bisogna fare in fretta, dicano che prima di Natale dobbiamo approvare la legge e si rendano disponibili soprattutto a ridurre le indennità, cosa che non mi risulta tutti siano stati abbiano detto di essere stati di essere disponibili a fare in commissione ristretta. Esatto, ricordiamo che i progetti di legge depositati nel corso dell'estate sono tre, il primo del PD, poi a ruota sono arrivati quelli del PDL e della Lega e ci si è fermati lì come progetti di legge. Poi, saluto anche Pippo Civati che ringrazio per averci raggiunto. Pippo, ti butto subito in mezzo alla mischia perché c'è appena arrivata una mail da Corrado che dice: potrà sembrare qualunquismo, ma io credo sia intelligenza ed umiltà, e poi ci spiega che cosa. Mi chiedo, ma perché non copiamo le amministrazioni di altre nazioni dove i conti tornano? In qualsiasi azienda dove l'amministratore delegato o il direttore commerciale non funziona viene eliminato. Ci sarà qualcuno capace di risolvere i conti italiani, visto che noi italiani abbiamo fallito? Un papa straniero qua ci credi, ti chiedo. Ma in generale io ho sentito quello che diceva Franco Mirabelli, con cui sono molto d'accordo. Noi abbiamo bisogno che si torni a fare politica meglio, che si usino gli strumenti corretti. Anch'io sono un po' stanco di dover rispondere di qualsiasi intemerata, di qualsiasi invenzione dell'ultimo minuto. Settimana prossima noi possiamo andare in consiglio e chiedere lo scioglimento del consiglio regionale. Se poi l'IDV non lo votasse, diremmo che l'IDV vuole difendere il numero dei consiglieri, i loro privilegi e chissà cos'altro. Noi abbiamo delle proposte molto serie, le abbiamo prima condivise tra di noi, che siamo una forza politica che ha un dibattito interno, le abbiamo portate all'attenzione del consiglio regionale dove siamo minoranza. Vorrei segnalare che anche se il PD ieri avesse votato questa mozione non sarebbe passata, quindi non sarebbe cambiato nulla.
no? Per dirla anche con, perché la vita democratica di un'istituzione, di un consiglio, ha anche delle dinamiche, e purtroppo noi le elezioni le abbiamo perse, ci candidiamo a vincerle facendo le cose serie. Le cose serie sono una proposta di legge, la riduzione dei privilegi, di cui comunque noi tre qui presenti non godiamo, perché in questo caso le auto blu non sono di nostra pertinenza, lo dico perché pensano che giriamo tutti con la, neanche bianche, io ne ho una C3 grigia di 7 anni che purtroppo è anche un po' inquinante, dovrò cambiarla, diciamo. Per cui su tutto il resto, le indennità, anche i costi della politica, quindi il sistema dei costi della politica, noi intendiamo affrontarlo con molta serietà, è una nostra priorità, e così siamo entrati nel comitato ristretto. Questo per rispondere anche sulla spesa pubblica. Il Partito Democratico è una forza politica che ha rilanciato il tema del buon governo. Per anni abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che usava quello della concretezza, no? L'argomento, e loro erano concreti, si è visto come sono stati concreti. Io domenica ero all'Aquila e vi posso assicurare che lì la concretezza è sotto forma di ponteggi, tantissimi ponteggi, ma proprio tanti, nessun intervento concreto però, nessuna soluzione di alcun problema, nessun intervento che possa far pensare a una rinascita di quella città che era il simbolo, no, della ripartenza clamorosa, epocale di Berlusconi. Noi siamo persone più modeste, tra l'altro mi piace molto questo strumento, rispondiamo, ci facciamo delle domande, raccogliamo le domande che ci vengono poste e cerchiamo di rispondere. Per fare questo non bisogna eliminare gli amministratori che non fanno bene, bisogna cambiarli. E per cambiarli ci vuole un po' di vita democratica. Noi siamo un partito politico e facciamo questo lavoro. Poi la pensiamo in mille modi diversi su alcune cose, su altre, come è giusto che sia, cerchiamo una sintesi che rappresenti tutti noi. Come sono buono oggi pomeriggio? Intanto. Vedo, ma hai occasione per riscattarti, senza problemi, è un periodo. Franco, andiamo un po' nel dettaglio della proposta, perché si diceva non mozioni in ordine del giorno, ma proposte concrete. Come PD abbiamo presentato un progetto di legge, proviamo a vedere cosa prevede ad esempio per quanto riguarda i compensi proprio dei consiglieri regionali. Dunque, poi posso dire una cosa, prima dico una cosa cattiva, però. No, dipende nei confronti di chi, non di quelli che ti seguono. No, la cosa cattiva è che non vorrei che questa pioggia di mozioni, emendamenti sulla presidenza del Consiglio regionale sia data dal fatto che Italia dei Valori non ha trovato posto nella presidenza o magari il suo capogruppo non hanno trovato posto nella presidenza del Consiglio regionale e allora ci devono dimostrare che da fuori riescono a dare più fastidio di quello che avrebbero dato dentro, non lo so, può essere, dissociatevi pure, però io penso che questa cosa l'ho detta. No, ma dico le tre cose fondamentali, vuol dire abbassare del 10% le indennità, quindi lo stipendio, tenendo conto che già è stato abbassato più o meno di una percentuale analoga perché siamo collegati allo stipendio dei parlamentari. Secondo, oggi l'indennità di fine rapporto, la liquidazione, diciamo, equivale a ciò che viene percepito in un anno ogni legislatura, quindi dopo 5 anni si percepisce l'equivalente di un anno di stipendi, mentre noi siamo per riportare questo parametro a quello di qualunque lavoratore, cioè 5 mesi, cioè un mese per ogni anno, quindi 5 mesi per ogni legislatura, e poi siamo per l'abolizione del vitalizio, che sicuramente è così come è concepito, nonostante negli anni sia un po' modificata, l'età pensionabile o altre cose si sia alzata, però è un privilegio assolutamente inaccettabile, e quindi sostituire il vitalizio con una retribuzione che possa essere investita su una previdenza integrativa che però vale per gli anni in cui si fa il consigliere regionale e poi non pesa vita natural durante sulla collettività. Ma
So già che da quelli che ci seguono Pippo pensano, sì sì, belle parole, ma poi alla fine stringi stringi, non si voteranno mai qualche cosa che riduce una, un loro privilegio o comunque delle condizioni di favore di trattamento. Il problema è, o meglio la sfida è smentire un'opinione ahimè corrente di questo tipo. Sì, però io sono molto radicale su questi temi e però so anche che bisogna poi fare le cose come giustamente dicevi tu. Allora, ribadisco, noi siamo all'opposizione, facciamo delle proposte molto serie che chiediamo vengano accettate anche in tempi rapidi, perché poi se i tempi si allungano ovviamente si intrufola l'Italia dei Valori, la citiamo solo per la cronaca e non abbiamo assolutamente nulla oggi contro l'Italia, anzi abbiamo un partito che ci convince tantissimo, è un grande alleato, e però si intrufola chiunque e alza la posta e magari la sposta il tiro dove non è il caso di spostarlo, perché poi si fanno anche molte generalizzazioni, molta demagogia sull'argomento, per cui bisogna intervenire con proposte chiare. Devo dire che dove il PD governa, come in Emilia, è stata fatta l'abolizione dei vitalizi, che sono la cosa più sbagliata e più dispendiosa, e anche, come dire, visto che si allunga l'età anche per i consiglieri regionali, c'è il rischio di mantenere consiglieri regionali fino a 125 anni, diciamo, soprattutto di centrodestra in Lombardia, per cui sarebbe antipatico. L'ha fatto l'Emilia, lo sta facendo la Toscana, ci stanno pensando, poi lì ci sono dei tecnicismi, ma anche lì stanno facendo, credo, le cose giuste. In generale, immaginate se dovessimo tornare al governo nazionale e anche nella nostra regione, qui non avremmo più i consiglieri regionali, i parlamentari, i privilegi che attualmente ci sono. Questo è il messaggio da dare, e secondo me, oltre all'abolizione dei vitalizi, l'intervento sull'indennità non è una cosa minima, perché sarebbe la prima volta dopo 30 anni che i politici si abbassano lo stipendio, quindi se riusciamo a portare a casa questi due risultati sono già un segnale forte per farlo poi anche a Roma, ovviamente, dove purtroppo tutto quello che stiamo dicendo è moltiplicato per due, per cui forse bisognerà fare uno sforzo ulteriore, duplice, doppio. Stiamo parlando molto in questa prima parte dei costi del Consiglio e dei consiglieri. In realtà una macchina come la Regione Lombardia, accennavamo qualcosa proprio all'inizio, ha anche altri costi. E voglio dire, io non svelo nulla di segreto, se io guardo fuori da questa, dalla finestra, forse vedete il riflesso qui sul vetro dietro, c'è Palazzo Lombardia, che è la nuova sede della Giunta regionale. Ecco, noi qua stiamo parlando di Consiglio, però il Consiglio costa 70 milioni di euro circa in un anno. Le cifre della Giunta, Franco, dobbiamo moltiplicarle per N e N più 1. Sì, soprattutto le cifre che riguardano per esempio la comunicazione, per cui si fanno poco questi conti sulla Giunta, quanto costa la comunicazione. Io faccio eccezione per il Palazzo della Regione, perché a parte l'eliporto, che trovo una idiozia, essendo in mezzo alle case, pensare che gli elicotteri atterrino sui balconi, dopodiché comunque aver concentrato lì, devo dire, in un ambiente di lavoro non proprio bellissimo, ciò che c'era in 40 palazzi che erano in giro per Milano, tutti in affitto, può anche essere un'idea, è stata un'idea intelligente. Noi abbiamo fatto una serie di proposte, abbiamo fatto quest'estate il decalogo delle proposte, lì dentro c'erano due cose che riguardano direttamente la Giunta. La prima, che io trovo la più eclatante, è quella dell'abolizione dei sottosegretari, che sono figure che adesso l'esperienza concreta, Pippo mi smentirà, ma l'esperienza concreta di questo anno e mezzo ci dice che non servono a nulla. Uno non si ricorda neanche che cosa fa, e lo dice in televisione, un altro fa l'assessore al cinema, l'altro non lo sappiamo noi che cosa fa, e uno è quello che da sempre fa il capo di gabinetto del presidente e si occupa di Expo. Ora, io, a parte questo, c'è un elemento che unifica gli altri tre, che sono tutte e tre figure che non sono state elette, che erano candidate e non sono state elette. Allora,
se noi dobbiamo istituire una cosa come i sottosegretari per trovare posto a persone che non sono state elette, alcune erano presenti addirittura in due circoscrizioni, non sono state elette, e inventiamo cose tipo appunto il cinema, la bellezza del territorio, eccetera, come deleghe, io dico che questi soldi si possono risparmiare subito, così come si può risparmiare subito su un'altra cosa, che sono questa moltiplicazione di palazzi della regione in giro per la provincia, i famosi Pirellini in giro per le diverse province lombarde, che sono costose dal punto di vista degli affitti, dal punto di vista del personale, e la cui utilità è assolutamente discutibile. Devo dire la verità, io non sono contrario alle sedi di rappresentanza in generale, mi piacerebbe che per esempio a Bruxelles, dove le regioni motori d'Europa come la Lombardia hanno 100-150 rappresentanti che si occupano di far funzionare il mercato, la Lombardia ne avesse più di 4, dei 4 che ha. Forse è più importante investire lì, anche perché io non sono contrario al fatto di, però francamente ci sono delle spese inutili che si possono immediatamente. E poi per esempio la questione delle auto blu sulla giunta, non mi risulta che la giunta non abbia più le auto blu o che il parco macchine sia stato ridotto. Io credo che, e soprattutto insisto su un punto, le spese di comunicazione della giunta continuano a essere esorbitanti. Capisco che bisogna vendere l'immagine del celeste governatore, però sono veramente esorbitanti. Pippo Civati stava curiosando tra le varie mail pervenute, c'è una mail ad esempio, ecco il voto, l'astensione di ieri fa il paio con quella che il PD a livello nazionale fece sulle province, piuttosto che sull'abolizione dei vitalizi, eccetera eccetera. A questo punto dobbiamo concludere che questa maggioranza, seppure scalcagnata, come si vede in Molise dove la gente vota ancora un plurinquisito berlusconiano, ebbene questa maggioranza non ha alternative. Un po' ingenerosa mi sembra sta affermazione, o no? No, ma cioè, io mi sono arrabbiato come il nostro ascoltatore, non so come chiama, telespettatore, commentatore, navigatore, come il nostro interlocutore, perché sulle province, perché lì però si arrivava da un dibattito che c'era stato anche in commissione, che arrivava dopo che la proposta era stata presentata mesi prima, e a livello nazionale la cosa che mi colpì di più era ancora una volta però che Italia dei Valori e PD non fossero d'accordo su una cosa nazional popolare di grande interesse per i cittadini, che sarebbe andata sui giornali. Quello mi colpì come elettore del centrosinistra, perché se a livello nazionale Partito Democratico, Italia dei Valori e SEL, per parlare dei nostri alleati tradizionali, non incominciano a parlare con una voce sola, non è che non ci sono alternative, siamo prossimi al suicidio. Cioè ci mettiamo d'accordo come fanno alcune sette americane, invece di andare a votare alle elezioni ci suicidiamo tutti insieme. Questo è quello che penso. Il voto di ieri è molto diverso, perché quello che si discuteva ieri in aula è in discussione in un comitato ristretto, in una commissione che sta valutando la stessa cosa, quindi non è che c'era proprio un voto illegittimo. Poi per carità, non abbiamo votato contro per non dare un segnale sbagliato, l'astensione era per dire siamo d'accordo sulle ragioni, come dire, che possono sovrintendere una mozione del genere, che possono aver portato a presentarla, ma abbiamo degli strumenti già in atto. Io non so, lo sto scrivendo anche sul blog oggi, perché poi Repubblica ci ha dato una grossa, Repubblica ogni tanto fa così, ci dà una grossa mano per iniziare bene la giornata, è da stamattina che mi scrivono le cose peggiori, ma è andata davvero così. Che interesse abbiamo a difendere delle auto blu noi che prima di tutto non le usiamo, che non riteniamo che siano necessarie se non in numero molto esiguo per la rappresentanza, quando viene, per intenderci, il Presidente della Repubblica, un capo di Stato, il Presidente della Commissione Europea? Così bisogna usarle, così, le auto blu. Abbiamo dimostrato in 1000 amministrazioni dove governiamo che all'auto blu è stata sostituita una pandina per tutti e soluzioni di questo tipo, per cui no, molto più modeste e molto meno onerose. Bisogna cambiare quella cosa, lo stiamo già facendo in qualche modo, stiamo proponendo di farlo. Da ultimo, sulle province ci siamo incavolati tutti perché il voto del PD era decisivo in Parlamento, e quindi era ancora più grave non essersi messi d'accordo con l'IDV e viceversa.
Ieri invece la maggioranza di centrodestra, che purtroppo governa la regione fin da quando c'erano i Camuni, perché ci sono incisioni rupestri in cui è già disegnato Formigoni, avrebbe comunque votato contro la mozione. Quindi noi non eravamo decisivi, non avremmo fatto niente di intelligente a votare a favore, anzi avremmo dato l'impressione di essere una forza politica un po' scema, perché ha delle proposte, una sede che ha chiesto e che ha ottenuto per discuterle e poi la supera con un oggetto in aula. Non lo so, guardate, poi capisco che non sia facilissimo da spiegare, però non mi sembra neanche così difficilissimissimo da capire tutto qui. Senti Franco, ma i tempi per arrivare a questa azione simbolica, ma non troppo simbolica, si parlava di 5 milioni di euro all'anno, no? Riguardo i costi, se non altro, dei consiglieri regionali, ma si riuscirà a rispettarli o meno? Si è detto entro Natale, qua il tempo passa e non è che ci sia tantissimo. Qual è la tua sensazione? Riusciremo a dare una risposta in questo senso o no? Noi ci battiamo, l'ha detto Pippo, siamo all'opposizione e non tutte le opposizioni, quelle che si stanno criticando ieri, tutte queste cose, soprattutto chi ha presentato la mozione ieri, non mi pare che stia accelerando. Chiedono tempo, bisogna ragionare bene sulla diminuzione dell'indennità, perché è una questione seria. Noi lavoriamo perché a quell'impegno, che tra l'altro è stato condiviso in più sedi anche pubbliche dal presidente Boni, sia rispettato. Ripeto, fare una legge, perché sentivo prima parlare del famoso ordine del giorno sull'abolizione dei vitalizi alla Camera, che noi non abbiamo votato, ma un ordine del giorno sull'abolizione dei vitalizi è come niente, è come attaccare un manifesto, non è che produce niente. Noi alla Camera abbiamo presentato una proposta di legge in cui c'è anche l'abolizione dei vitalizi,